10:43 ci colleghiamo con lei, la responsabile marketing di Zoomarin, Chiara Gazzani. Ciao, ben ritrovata. Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito. Parliamo di Diversamente Divertente, l'inclusione sociale al centro di questa iniziativa. Di che si tratta? Allora sì, quest'anno abbiamo organizzato la quarta edizione di questo evento, siamo molto orgogliosi di ciò, ed è un evento dedicato alle disabilità. E Zoomarin organizza appunto questa manifestazione e chiama al parco diverse associazioni che operano in campo sociale della disabilità. Mm-hmm. E organizza anche una raccolta fondi. Nelle precedenti edizioni abbiamo raccolto oltre 40.000 euro che poi abbiamo devoluto alle associazioni che aderiscono a questa iniziativa. Mm-hmm. E appunto per questo grandissimo evento noi regaliamo il biglietto omaggio a bambini, ragazzi, adulti con disabilità e l'incontro educativo con gli animali e poi appunto devolviamo parte del biglietto alle associazioni che partecipano. Quindi un bel modo, insomma, di includere persone con disabilità magari anche gravi che pensano, no, di non poter accedere o comunque di non poter divertirsi a Zoomarin o nei parchi divertimento, invece lo fanno e poi diventa anche un'occasione appunto per, insomma, fare beneficenza. Assolutamente, assolutamente sì. Il motto, insomma, di questa manifestazione è più siamo, più raccogliamo. Zoomarin è un parco inclusivo, è veramente per tutti, è privo di barriere architettoniche. Dal 2021 siamo diventati il primo parco in Italia accessibile alle persone sorde, perché tutte le nostre dimostrazioni con gli animali sono tradotte in lingua dei segni, i nostri eventi speciali sono tradotti proprio da un interprete che è fisicamente qui al parco e traduce simultaneamente in lingua dei segni le canzoni, per esempio, degli artisti che vengono qui a Zoomarin, e proprio per abbattere anche le barriere comunicative che spesso si creano. Questo è molto molto bello. Soprattutto, sì, e soprattutto domani avremo per la prima volta in scena Abracadown, il musical, che è il primo musical di magia che appunto viene in scena, 34 tra ragazzi e ragazze con sindrome di Down. Io personalmente sono andata a vederli già a teatro perché hanno già recitato in alcuni teatri importantissimi di Roma e sono veramente fantastici, ti riempiono il cuore. E avremo un concerto degli Scoppiati Diversamente Band, ci sarà una caccia al tesoro, tiro con l'arco per tutti quanti, proprio perché appunto crediamo fortemente nell'inclusione e abbiamo proprio voluto, il nostro amministratore delegato vuole fortemente ripetere questo evento all'infinito, proprio perché appunto ci crediamo veramente tanto. Diversamente Divertente, quarta edizione, allora tutti domani a Zoomarin per godersi questa festa, una festa inclusiva per tutti. Grazie mille Chiara Gazzani. Aspettiamo. Grazie a voi. Grazie di avercela raccontata e alla prossima. Radio Linea numero 1.